I cinghiali in queste feste hanno veramente dato il meglio di loro. Qua all'interno di questa mini serra ho dovuto chiudere addirittura con delle reti di ferro, perché questi qua entrano, purtroppo hanno bucato la rete e entrano come niente, anche se la rattoppo in qualche modo non serve a niente, ho dovuto ficcarci la rete di ferro, almeno qua non sono più entrati. Poi qua avevo messo un po' a posto, ho tolto gli ultimi fuzzi di tapinabò, però non è servito a niente perché qua sono ripassati come niente. Qui ovviamente impronte su impronte. L'unica verdura che resiste, bene o male, è il cavolo nero. Anche un po' l'abieta, le foglie sono in ripresa, però qua tutto il lavorone che ho fatto fino ad ora, che non sono ancora riuscito a farvi vedere perché ho avuto questo intoppo dei cinghiali. Ecco qua altre cacche che testimonianza che sono passati di qua. Queste cacche qua non c'erano la scorsa volta, queste cacche qua non c'erano, però penso che abbiano trovato ben poco, perché comunque i tapinabò li hanno già fatti fuori quasi tutti. Eccolo qua un altro bel buco. Qui vabbè, l'avevo riparato un po' alla cavolo con questo filo qua, cioè con questa rete qua, ma qua parliamo di anni fa. E sono usciti come niente. Poi ovviamente do dove ho riparato non sono entrati, però è chiaro che ci provano sempre loro. Anche qua dove l'avevo riparata la volta scorsa, vedete che non c'è nessun segno di entrata o di uscita. Qui è ben fissa, poi ho messo anche questo palo che è in attesa dei tondini. E vedete che qua è più fissa che mai, però il problema è che ci sono altre reti che ho rattoppato un po' così, per non spendere soldi, e purtroppo lì i cinghiali se scoprono, se vanno per caso a forzare lì, è chiaro che hanno una grande percentuale di entrata. Anche qua di fianco, dai vicini, si vede che comunque anche lì i cinghiali sono passati in diverse zone. Qua avendo ripulito dalla. Ecco un altro lì che entra. Oh, esci da lì! Qui è chiaro che avendo ripulito, diciamo, le ramaglie facevano anche un po' da scudo. Con la rete, magari se c'era qualche buco, le ramaglie facevano da scudo. Infatti, togliendo qua la vegetazione che comunque avanzava, è chiaro che anche i cinghiali potrebbero avere più facilità di entrata. Infatti qua che c'era un buchetto, avevo notato, qua che avevo notato un buchetto, l'avevo già riparato con la rete di ferro. Poi anche qua hanno forzato, ma penso che non siano riusciti ad uscire di qua, perché comunque qua c'è di roba e un'altra cosa da riparare. E poi infine qua l'ennesima rete forzata. Quindi qua non credo che siano passati, però sicuramente hanno tentato, a meno che non abbia avuto una forza tale da sollevare tutta questa rete, che comunque spinge verso il basso, però questa volta ci metto un bel. Ho raccattato questa specie di
di tondino in modo da fermare sta cavolo di rete. Ecco qua, rete messa a posto dalla forzatura dei cinghiali. Anche altro si sente che sono passati di qua, è vero? Tutto fradicio. Quindi con questo tondino, che poi non è altro che un tubo vecchio che ho ritrovato qua nell'orto, purtroppo, perché comunque c'è tanta tanta sporcizia. E quindi più o meno fa la funzione del tondino, che l'ho fissato, e in questo modo la rete risulta veramente veramente dura da alzare. E quindi è veramente questo il segreto per, diciamo, non far entrare i cinghiali nell'orto bloccando le reti. Quindi adesso mi mancano tutti i restanti buchi da chiudere, quelli che abbiamo visto oggi, e poi magari andare ad aggiustare altri buchi che li avevo un po' rattoppati alla cavolo di cane. E lì basta veramente un niente per entrare. Quindi con questo è davvero tutto. Se questo video ti è piaciuto, lascia subito un bel mi piace e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Io ti auguro un buon orto anche a te e ci vediamo, come al solito, in un prossimo video. Ciao!